Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegherò come importare il contenuto di un progetto elaborato su After Effects, importarlo in Adobe Premiere Pro. Su internet ho notato che molti utenti hanno delle difficoltà ad importare i vari livelli creati in Adobe After Effects, quindi importare su Adobe Premiere Pro tutti questi livelli. Ora, la prima cosa da fare è che per effettuare questo trasferimento, quindi di livelli su Adobe Premiere Pro, occorre utilizzare la versione, in questo caso, la versione di Adobe Premiere Pro CS6. Quindi importante Premiere Pro CS6. Poi, per quanto riguarda After Effects, non ha importanza che tipo di versione si utilizza. Basta che si riesce a esportare il progetto Adobe Premiere Pro. Allora, facciamo vedere un esempio. Andiamo su File, importiamo per esempio un video. Ah, seconda premessa da fare è che Adobe Premiere Pro non riesce ad importare tutti i tipi di livelli creati su After Effects. Ora vedremo quali tipi di livelli riesce ad importare. Andiamo su File, importa, File, prendiamo un video, file, prendiamo un'immagine, un JPEG o un bitmap, quello che sia, un video, livello, prendiamo un nuovo testo, livello nuovo tinta unita, nuovo luce, livello nuovo fotocamera, nuovo oggetto null, livello nuovo, livello forma, livello nuovo, livello di regolazione. Prendiamo anche un file audio, per esempio, importa file web MP3, per esempio, apri. Ok, abbiamo pure l'audio MP3. Andiamo su File, esporta progetto Adobe Premiere Pro e lo chiamiamo Bit, per esempio, for example, questo Bit. Andiamo su Adobe Premiere Pro CS6, andiamo un nuovo, facciamo un nuovo progetto, ok. Andiamo su File, Import, andiamo a prendere il nostro file salvato, si chiama Bit, apri. Importa intero progetto. Ok. Ecco, vediamo quello che è riuscito ad importare. Ha importato il nostro file immagine JPEG, il nostro video, l'audio, riuscito ad importare, quindi questo livello. Tra i solidi, il livello di regolazione, la tinta unita e l'oggetto nuovo. Ecco quello che è riuscito ad importare Adobe Premiere, questi livelli qua. Ora, invece, nell'ipotesi in cui volessimo importare tutto il progetto, per esempio, possiamo fare in questo modo. Andiamo su Premiere, cancelliamo questo. Cancel, yes, eh sì, allora andiamo su After Effects, File, salva con nome, gli diamo un nome, chiamo Bit AE, per esempio, andiamo su Premiere, File, Adobe Dynamic Link, importa composizione After Effects. Andiamo a prendere il nostro file Bit AE, attendiamo l'elaborazione. E spunta i nostri livelli della composizione. No, selezioniamo tutte e due. Ok. E ci spunta qui la composizione. Trasciniamo qui e avremo mantieni le impostazioni esistenti. E avremo la nostra
la nostra sequenza, il nostro progetto per intero importato. Va bene, questo è tutto. Ciao da Phoenix Lab.